sempre live. Centro Revisioni Florio Calanda. Buongiorno da Dario Pasta, bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Fil Rouge TV. Diamo lo spazio alla sigla e cominciamo. È arrivata l'ufficialità alla Sicilia zona gialla. A partire da lunedì prossimo leggeremo le principali notizie di cronaca, daremo anche un'occhiata ai quotidiani sportivi, ma prima vediamo il meteo di Alessandra Zerbo. Il meteo offerto da... Centro Revisioni Florio Calanda. Benvenuti al meteo di Fil Rouge TV. Vediamo insieme le previsioni per sabato 28 agosto. Il tempo stabile continua ad essere protagonista in tutta l'isola, con qualche sparuto annuvolamento al mattino. Sul litorale tirrenico, giornata nuvolosa con maggiore intensità al mattino. Sul litorale ionico, meridionale e sull'Appennino, nubi alternate e schiarite. Nelle zone interne cieli in prevalenza sereni, venti deboli, basso tirreno, canale e mare di Sicilia calmo. Vediamo ora le temperature. Palermo 33-24, Trapani 34-24, Agrigento 30-23, Enna 32-23, Caltanissetta 36-25, Ragusa 32-23, Siracusa 31-23, Catania 34-22, Messina 30-21. Grazie, appuntamento al meteo di domani. Iniziamo la rassegna stampa. Come di consueto andiamo a vedere insieme, a leggere insieme l'apertura delle principali agenzie di stampa italiane. Cominciamo con l'ANSA nella versione ansa.it. Si parla di politica, si parla di esteri, di Afghanistan, del raid americano con il drone e ucciso un membro dell'ISIS-K. Il Pentagono era uno delle menti dell'organizzazione terroristica. Intanto nuova allerta all'aeroporto di Kabul, ricordate, dopo l'attentato, e appunto l'attentato che purtroppo ha registrato almeno 170 i morti, e gli Stati Uniti temono a questo punto altri attacchi. Sarebbe stato uno solo l'attentatore suicida. Nelle due esplosioni sono ancora 5.400, pensate, le persone che attendono di essere portate via. Biden, presidente degli Stati Uniti, pensa a droni e missili con rappresaglie contro l'ISIS-K. Intanto l'ONU stima fino a 500.000 di rifugiati afghani entro il 2021 al confine con il Pakistan, afflusso senza precedenti. Italpress, si parla di ovviamente di Covid, di Sicilia che dal 30 agosto, come abbiamo detto, passerà in zona gialla con la nuova restrizione. Sostanzialmente non cambia molto, si dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina all'aperto, e poi per nei ristoranti c'è il massimo di 4 commensali, poi altre tipologie di restrizioni, però sostanzialmente non cambia. Come ha detto il governatore Musumeci, che sia questo un campanello d'allarme per ovviamente cercare di aumentare il numero delle vaccinazioni e quindi convincere chi non si vuole vaccinare.
Leggiamo i dati che riguardano la diffusione del Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Si registrano 7.826 nuovi casi e 45 decessi. CBS, la televisione statunitense, riporta il dato di 170 morti a Kabul per gli attentati dell'ISIS. Notizia della politica che arriva dalla politica con Berlusconi, ennesimo ricovero per il presidente di Forza Italia, che è stato già dimesso dal San Raffaele di Milano, a quanto pare per dei controlli post-Covid. Adesso passiamo all'ADN Kronos, vediamo l'apertura di questa agenzia, c'è davvero una bella foto, anche se si tratta di una foto che ritrae dei militari in Afghanistan. Drone USA uccide terrorista dell'ISIS. Prima rappresaglia statunitense dopo gli attentati di giovedì all'aeroporto di Kabul, ucciso un pianificatore dell'ISIS-K nella provincia di Nangarhar. Passiamo adesso ai quotidiani cartacei in edicola, Kabul, il Corriere della Sera, il ritorno degli italiani, l'evacuazione dopo i kamikaze, anche il console Claudi sull'ultimo volo, quindi stanno rientrando tutti gli italiani presenti in Afghanistan, lo vedete anche dalla foto, la persona con gli occhiali a destra è il vice console italiano. Sale il bilancio intanto delle vittime, come detto degli attacchi, 170 i morti. Vediamo adesso Repubblica, vediamo l'apertura di Repubblica che è ancora sulla tragedia afghana. L'ISIS colpirà ancora, è questo l'allarme lanciato dalla Casa Bianca che autorizza raid contro i terroristi. Cresce il bilancio della strage di Kabul, qua in questo quotidiano ne riporta 200 di morti. I talibani hanno detto preso il controllo di parte dell'aeroporto. Terminato intanto il ponte aereo italiano, come avete visto, evacuate oltre 5.000 persone. Parliamo di G20, Draghi ottiene il consenso dell'India e tratta con la Russia, quindi gran lavoro del nostro premier all'interno del G20. La foto notizia è per lo sport, perché la notizia che ovviamente ha dato uno scossone allo sport ieri è stata l'ufficialità dell'addio di Cristiano Ronaldo alla maglia bianconera, la maglia della Juventus. Ronaldo che chiude l'esperienza al club piemontese dopo 3 stagioni, oltre 100 gol. Ronaldo però passa al Manchester United, ha firmato un biennale da 30 milioni netti a stagione. Per Ronaldo si tratta un ritorno con la maglia dei Red Devils. Passiamo adesso a vedere il Fatto Quotidiano, ancora Afghanistan, la trattativa con Mosca non sarà gratis, Draghi vuole Putin che alza il prezzo. Biden merita vendetta, ma è sotto schiaffo, scrive il Fatto. Per il G20 Mosca chiede contropartite, la Cina nicchia, rientro quasi finito, l'incognita ISIS-K. Vediamo adesso l'apertura del giornale. Il giornale titola sull'allarme dell'ONU, caos profughi da Kabul, le Nazioni Unite, più di 500.000 afghani in fuga, rischio di infiltrazioni di jihadisti, sale il bilancio della strage, 200 morti. Ieri l'ultimo volo per l'Italia, Biden promette uccideremo i colpevoli, ma gli 007 temono altri attacchi. Ronaldo volta le spalle alla Juve, lo vedete dalla foto, per tornare al Manchester United. Nell'editoriale di Tony Damascelli, il portoghese lascia la Serie A dopo 3 anni, a questo punto la Juve dovrà cercare un sostituto ovviamente per puntellare l'organico. L'assenza di Ronaldo ovviamente determinante nelle ultime 3 stagioni si farà sentire. Scontro tra Bonomi e Orlando, alta tensione del Partito Democratico e gli industriali che sono divisi sia sul lavoro ovviamente anche sui licenziamenti. Questo appunto il punto su quello che riguarda l'economia italiana in questa fase delicata ancora in piena pandemia. Passiamo al Libero, la Morgese, controlli colabrotto, si punta il dito sull'operato del ministro dell'interno, sbarca a luglio, stupra ad agosto, arrestato un egiziano, arrivato a Lampedusa, ha violentato un'infermiera a Milano, proprio nel giorno in cui la ministra, la Morgese, disse non c'è emergenza. Omicidio Saman, intanto per il giudice il movente è l'Islam. Scorriamo ancora la pagina di questo quotidiano, c'è il via libera del Comitato Tecnico Scientifico sul Green Pass che adesso durerà 12 mesi. La giungla delle regole sarà una scuola di sopravvivenza, ancora non è chiara come sarà il ritorno in aula sia per docenti che per studenti, per alunni
Ovviamente sul piatto c'è la disputa per l'obbligazione, l'obbligo della vaccinazione per quanto riguarda i docenti e anche per gli alunni. Vedremo come si defilerà appunto questa situazione. Notizia di musica, arriva dalla dichiarazione del cantante J-Ax, che ha avuto il Covid e si confessa in una lunga intervista, ha detto: dopo il Covid ho scoperto Dio. Passiamo alla stampa, il quotidiano torinese titola ovviamente su Kabul, ultima fuga dall'orrore. Come vedete anche in questa pagina si vede il rientro del viceconsole italiano con alcuni cittadini afghani, ci sono anche dei bambini, sta rientrando l'ultimo volo che porterà in Italia gli ultimi connazionali che erano ancora presenti a Kabul. Bene, adesso facciamo una breve pausa, tra pochi minuti torneremo in studio e inizieremo a leggere insieme i siti e i quotidiani della Sicilia. A tra poco. Bologna SRL, leader a Palermo nel settore del materiale elettrico civile ed industriale, è lieta di comunicarvi l'apertura del nuovo punto vendita Accademia Centro Illuminotecnica. Da noi troverete i migliori marchi dell'illuminazione tecnica e decorativa, reparto caldaie, climatizzatori ed energie rinnovabili. Vi aspettiamo a Palermo in Viale Regione Siciliana Nord-Ovest 3422. Accademia, diamo luce ai vostri sogni. Ciao ragazzi, ebbene sì, anch'io parteciperò a Tutti in Cucina, un programma non per veri chef ma per tutti. Vi aspetto su Firouge. Chef dilettanti? Chef professionisti? Sarà un gruppo eterogeneo di non chef professionali, anche perché io non so cucinare. Ogni giorno, da lunedì 17 maggio alle 11.30 su Firouge TV. Ma non vedo l'ora, Tutti in Cucina, una rubrica dedicata a chi come me ama cucinare. Io sono la prova che chiunque può imparare a cucinare. Mettete i vostri like e vi aspettiamo in una bellissima nuova cucina. Ci vediamo tutti i giorni a Tutti in Cucina su Fil Rouge. Bene, rieccoci in studio, iniziamo la seconda parte della rassegna stampa di oggi di Fil Rouge TV. Leggiamo insieme l'apertura dei principali siti quotidiani della Sicilia, leggiamo il nostro, filrouge.tv, l'apertura è sull'ordinanza firmata ieri pomeriggio dal Ministro della Salute Speranza.
La Sicilia passa in zona gialla da lunedì 30 agosto, salta però la chianata famosa di Santa Rosalia. C'è stata ovviamente un'ordinanza da parte del sindaco Orlando che vieta i spostamenti per il giorno di Santa Rosalia, quindi non sarà possibile raggiungere il santuario a piedi nella tradizionale acchianata. Emergenza cimiteri a Palermo, firmata un'altra ordinanza da parte del sindaco, operative le misure illustrate al Consiglio Comunale. Leggiamo qui i dati che riguardano il Covid, la diffusione del Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Si registrano 1.681 nuovi positivi e 11 vittime. Il numero dei ricoveri in regime ordinario aumenta e arriva a toccare quota 881. Giornali di Sicilia, nell'edizione cartacea in edicola del 28 agosto, il giallo tende già all'arancione, purtroppo è questa la proiezione. Come detto, Speranza ha firmato l'ordinanza, la Sicilia è la peggiore regione in Italia, i dati sono chiari, e l'Istituto Superiore di Sanità avverte: rischiate l'escalation in soli 30 giorni. Ieri, come detto, un altro boom, si è toccata quota 1.681 casi, una munizione da non sprecare, perché come detto è suonato il campanello d'allarme. Vediamo se la Sicilia riuscirà a contenere i casi per evitare di passare alla zona arancione in tempi brevi. In tanti denunciano, ecco, le loro storie, imprenditori che si sono ribellati al racket. C'è ovviamente un focus su questa problematica. Le reazioni dell'isola, torniamo a parlare di Covid, vedete sulla sinistra il mondo delle imprese con il fiato sospeso. Perché? Perché l'ultimo pugno è davvero un KO. I risultati positivi registrati dal turismo a luglio e agosto potrebbero dissolversi. Da Confindustria e Confcommercio sì all'obbligo delle inoculazioni. Tornano i lavori in autostrada, disagi fino a Villabate, partiranno da lunedì i cantieri anche in direzione Trapani, ma l'intervento sarà comunque di notte. Passiamo a vedere l'apertura di Repubblica nell'edizione palermitana. La nuova emergenza Covid, la Sicilia bocciata, sarà un settembre giallo e ora allarme per i bimbi. I reparti allo stremo, all'ospedale pediatrico di Palermo 56 casi in un mese. Arriva il commento del governatore Musumeci che ha detto: colpa dei Novax e dei turisti. Provenzano ha detto: ha fallito, si dimetta. Arriva subito un botta e risposta. Libero Grassi: 30 anni fa il PM De Luca, in troppi pagano ancora il pizzo. C'è un'intervista al procuratore aggiunto della DDA: si è fatta tanta strada, ora si deve denunciare. Passiamo adesso a vedere l'apertura del portale livesicilia.it. Sicilia gialla, il medico ha detto: vi offro una settimana in ospedale. Ovviamente il titolo è ironico e anche un po' polemico. Arriva il commento anche di Pregliasco, uno degli infettivologi che si sono messi in evidenza nell'ultimo periodo. Temiamo che con l'autunno nell'isola potrebbero essere necessarie altre restrizioni. Sicilia zona gialla da lunedì, come detto. Musumeci, la frase è quella che abbiamo letto su più quotidiani, campanello d'allarme. Il governatore ha detto: nessuna sorpresa, ma non possiamo subire l'egoismo di una minoranza. Palermo Today: nella Sicilia gialla da lunedì altre 1.681 nuovi positivi e 26 ricoverati, i tamponi processati sono stati oltre 22.000, con il tasso di positività che risale adesso al 7.4%. La divisione dei nuovi casi per provincia vede ancora una volta la concentrazione maggiore a Palermo, dove si registrano 329 nuovi casi, e Catania con 353. La zona gialla cambia le tradizioni, niente acchianata su Monte Pellegrino. Come detto, il comune ha vietato nei giorni 3, 4, 5 settembre il transito pedonale delle pendici sino al santuario, dove sono custodite le reliquie della patrona. Il secondo anno consecutivo che i palermitani devono rinunciare a uno dei riti più sentiti. Cronaca, vediamo sulla destra, tre nuove aree per il pronto soccorso di Villa Sofia, al via i lavori quindi delle nuove strutture per la rete ospedaliera della nostra città. In Friuli invita studenti e famiglie a vaccinarsi, preside palermitano minacciato, notizia che arriva dal Friuli che riguarda il Covid. Ovviamente anche in questo caso non è una notizia sicuramente positiva.
Passiamo a Blog Sicilia perché l'ultimo weekend di libertà, da lunedì torna la restrizione alla foto delle persone in spiaggia a mare, sulla destra la Sicilia già con il colore, come vedete, giallo. Ultimo weekend di zona bianca e relativa a libertà per la Sicilia e i siciliani, da lunedì riecco la zona gialla e con essa la mascherina all'aperto, come abbiamo detto, e il limite dei commensali 4 a tavola. Scoppia la polemica politica, prime disdette di turisti a settembre che ovviamente con questa restrizione hanno preferito disdettare la propria prenotazione per il finale di stagione estiva. In zona gialla, come detto, torna la mascherina, ecco le regole, ma qualcosa potrebbe cambiare. In questo articolo ci sono ovviamente tutte le possibili nuove indicazioni in vista della colorazione in giallo. NewSicilia.it, anche qui si parla della nuova restrizione che toccherà alla nostra regione, l'isola paga le colpe dei Novax. Ecco come si è aperta la voragine del contagio, NewSicilia.it fa un percorso per capire, provare a capire come si è arrivati dalla colorazione bianca che permane in tutto il resto d'Italia, solo la Sardegna potrebbe cambiare colorazione, ovviamente dalla colorazione in bianco a come si è arrivata e come la Sicilia purtroppo ha dovuto subire questa nuova restrizione. La Gazzetta dello Sport, iniziamo a parlare di sport. Il Tucu, che è Correa, nuovo acquisto dell'Inter, esordio vincente perché fa una doppietta e consente all'Inter di battere il Verona fuori casa per 3-1, ribaltando il momentaneo vantaggio della formazione scaligera. L'Inter Correa, nerazzurri alla sosta, punteggio pieno, gli argentini super, Lautaro firma il pari, decide il colpo di mercato di Inzaghi, Correa e la dedica e ai tifosi, a centropagina Ronaldo al Manchester United, perché si era profilata anche l'ipotesi Manchester City. Nelle ultime ore la Juve prova i 9 perché ovviamente deve trovare un sostituto, i nomi quali sono? Sono degli azzurri Scamacca e Kin, con quest'ultimo in pollo. Occhio anche ai cavi, che al Paris Saint-Germain è chiuso in attacco da Messi, Mbappé e Neymar. Il portoghese può perdere Ronaldo, il numero 7, che è al Manchester United, e di Cavani. Passiamo al Corriere dello Sport. Morto un Papa, titola questo quotidiano. Ronaldo lascia Torino dopo 3 anni, la Champions rimane un obiettivo fallito. Ronaldo allo United, dalla via alla Juve un grazie, grazie con la doppia Z, quindi un errore che è stato scritto da Ronaldo sui social per annunciare l'addio ai tifosi bianconeri. Allegri in conferenza stampa si è detto senza rimpianti, la vita continua, ha detto il tecnico livornese, e punta su Ken, come detto. Ronaldo, che avrà un biennale da 50 milioni, le cifre come vedete oscillano, ma non avrà, come detto, il numero 7. Intanto stasera Dybala guida l'attacco della Juventus, che proverà a superare l'Empoli nella gara di campionato. L'ex laziale debutta con una doppietta, Inzaghi vince rimonta a Verona 3-1, Correa da favola accende l'Inter. Nerazzurri subito sotto per un errore di Handanovic, Lautaro firma l'1-1, poi show del Tucu, entra in finale e segna 2 gol in 11 minuti. Il tecnico ha detto noi infiniti. Parliamo anche di Lazio, nel boxino a destra come vedete, Sarri, l'allenatore del club biancoceleste, scopre l'Olimpico, Sinisa esame contro Gasp e la Fiorentina sfida il Toro. Sono le partite in programma oggi che chiuderanno la prima giornata di Serie A. Leggiamo anche tutto sport, anche qui si parla del successo dell'Inter, ovviamente nell'anticipo, Inter che ha vinto in rimonta, 3-1, Udinese Show, Venezia, KO, si è giocata anche questa partita. CR7 United, anche qui vedete la foto di Ronaldo, niente City, il fuoriclasse portoghese che abbraccia la sua ex squadra, scrive Juventus sempre nel cuore, Juve intanto torna Kin, potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera il calciatore italiano. Leggiamo anche delle notizie che riguardano il mercato di altre squadre, vediamo il Milan, trequartista, sprinta per Favre. Stasera torniamo a parlare di campionato di calcio giocato, c'è Fiorentina-Toro, Juric, tecnico dei Granata, smaschera Cairo. Sono 34 intanto i convocati dal CT Roberto Mancini nelle gare prossime, nei prossimi giorni di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Scamacca entra per la prima volta nella rosa dei convocati della nazionale italiana. Parliamo infine di Formula 1 con Verstappen che guida la ripartenza,
Torna il mondiale di Formula 1 sul circuito belga di Spa, il pilota della Red Bull si conferma l'uomo da battere. I siti che seguono da vicino il Palermo Calcio, ricordo che il Palermo farà il proprio debutto in campionato nel torneo di Serie C 2021-2022, domenica sera al Barbera alle 20:30. Il primo avversario della formazione di Filippi sarà il Latina guidato dall'ex rosanero Di Donato. Luca Shaw intanto contro l'Alessandria, l'ex attaccante del Palermo fa bene, adesso gioca nel Pisa, prima doppietta in Serie B appunto per l'ex rosanero. Ultimi dubbi e scelte di Filippi in vista della squadra della gara contro la formazione pontina, emergenza in difesa, non solo Buttaro, anche Marconi è squalificato, quindi per Filippi ci sarà da rivedere un po' le mosse in difesa in vista della gara di domani sera contro il Latina. Passiamo a Stadio News, 4 in lizza per la promozione, il Palermo c'è, si iniziano a delineare ovviamente i potenziali delle squadre che potrebbero giocare un ruolo da protagonista nel campionato di Serie C e Stadio News indica anche il Palermo. Ieri sono state presentate le nuove maglie della formazione rosanero, la prima e la seconda divisa. Intanto cambia l'orario del match contro l'ACR Messina, uno dei prossimi impegni del Palermo. Anche qui, come vedete, si fa accenno all'emergenza in difesa per quanto riguarda il Palermo nella sfida con il Latina. Vedremo che formazione manderà in campo l'allenatore Filippi. Si chiude qui la rassegna stampa di oggi di Fil Rouge TV. Ricordo che questa produzione, come gli approfondimenti quotidiani, dal lunedì al sabato alle 12 alle 18, li potete trovare, cliccare, condividere sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram e rivedere per intero le puntate sul nostro canale YouTube. Ringrazio Michele Dell'Oio che ha curato la parte tecnica di questa rassegna stampa. Adesso cedo la linea a Giorgia Giordano per l'oroscopo. Grazie ancora e buona giornata. L'oroscopo è offerto da... Centro Revisioni Florio Calanda. Buongiorno e benvenuti all'oroscopo di Fil Rouge TV. Ariete, ci sono moltissime opportunità da cogliere. Peccato che oggi, con la testa un po' tra le nuvole, passerete la mano delegando altri in incombenze poco gradite. I colleghi saranno sorpresi dal vostro comportamento, ma riusciranno a darvi una mano. Toro, la mente è strapiena di idee. Tolto l'impossibile, ciò che rimane, anche se improbabile, può essere realizzato. Non mettete limiti alle vostre capacità. Se avete un esame da preparare, un test da dover superare, studiate insieme a qualcun altro, vi può aiutare. Gemelli, vi svegliate un po' contrariati oggi, dal lavoro, dalle amicizie, i sogni, tutto va un po' a rallentatore. Dovreste pensare di concedervi una serata di relax per riprendervi e lavorare poi meglio e con più energia. Cancro, per qualcuno è un giorno come un altro, mentre per voi è tutto in discesa oggi. Va tutto benissimo sotto ogni aspetto, la mente è chiara e sapete perfettamente che strada intraprendere. Leone, sarà una giornata un po' anonima, appannata da qualche malumore o dubbio, soprattutto dubbi sulla lealtà di una persona che lavora vicino a voi. Impegnatevi, ma non troppo, siete a corto di motivazioni comunque valide per fare molto di più. Vergine, la vostra famiglia mette bocca su tutto, dalla vostra ultima scelta sentimentale al vostro look. Praticamente non gli va bene mai nulla. La vostra attività procede a singhiozzi, avete la mente altrove e il perfezionismo oggi deve attendere. Bilancia, sarà una giornata piena di impegni e appuntamenti lavorativi, se non fosse che avete un tarlo in testa che non vi lascia proprio in pace. Qualcosa in sospeso vi occupa la mente e non riuscite a liberarvene. Scorpione, avete bisogno anche oggi di coccole, proprio voi che siete i più spigolosi dello zodiaco. L'importante è abbassare le vostre difese e far fluire le energie, come se non ci fosse un domani. Sagittario, aspettare non vi piace per niente. Lo percepite come una perdita di tempo preziosa, ma non dovete prenderla così, le attese non sono niente di preoccupante o grave. Domani comunque recupererete.
Capricorno, siete circondati da persone, amici o partner che sono pronti a farsi in quattro per voi e per aiutarvi, raccogliere le vostre confidenze e darvi anche qualche consiglio. Sarete in equilibrio anche oggi. Acquario, traguardi impegnativi sono all'orizzonte, ma il problema è l'incostanza. In certi momenti siete spediti come un treno, in altri invece vi perdete facilmente in un bicchiere d'acqua. Pesci, c'è un sentimento di inquietudine nella vostra giornata di oggi. Il vostro pensiero fisso è l'amore, impossibile o meno, poco appagante o meno. Distinguete gli amici poco sinceri da quelli veramente presenti, come se fosse una priorità. Grazie, ci vediamo all'oroscopo di domani.